piano piano muore e a differenza di quello che dicono i vari Caldoro, i vari De Luca, c'è una sofferenza enorme in questo pezzo di regione, in questo pezzo delle nostre, dei nostri territori, e gli unici che continuano a combattere sono gli attivisti e le attiviste dei comitati. Ecco, noi più che fare delle promesse, io sono con Clementina Sasso e con Sara Tesoriero, che sono due delle candidate di Potere al Popolo a queste elezioni regionali, noi non siamo qui davanti per fare delle promesse, per dire ai al comitato che quando saremo al Consiglio regionale chissà cosa faremo, cosa diremo, perché il tempo delle promesse è veramente finito ed è offensivo offendere la gente pensando che sia stupida e che ogni volta creda alle bugie e alle promesse elettorali. Noi crediamo però in una unica grande verità, che questa regione deve prendersi cura di se stessa, e non c'è nessuno meglio dei comitati che per anni lottano per salvaguardare un bene comune come quello dell'ospedale Maresca possa darci le soluzioni e possa offrirci delle risposte ai problemi dell'oggi. Quindi io lascio la parola a Sara, a Clementina e poi agli attivisti e alle attiviste del comitato per farci spiegare un po' la situazione, a che punto siamo oggi, qual è anche un pezzo di storia, perché è importante anche raccontarci questo, e qual è il tipo di futuro che possiamo costruire a partire proprio dall'esperienza del comitato e delle lotte che ci sono state in questi anni. Sì, allora io sono Sara Tesoriero, sono una dei candidati al Consiglio regionale e sono di Torre del Greco. Come ha detto Giuliano, oggi siamo qui per denunciare la tragica situazione del Maresca. Una volta era il fiore all'occhiello della zona della costiera vesuviana. Infatti il Maresca è posizionato in una zona che conta 250.000 abitanti, quindi tra Torre del Greco ed Ercolano, e ha smesso purtroppo di essere un'eccellenza per colpa di due individui, i quali Caldoro e l'attuale uscente presidente De Luca. Caldoro iniziò con il decreto 49, con il quale chiudeva il reparto nascite, che era una delle eccellenze dei reparti dell'ospedale, e adesso le donne sono costrette ad arrivare ad esempio alla città più vicina, che oggi è Torre Annunziata. E poi inoltre Caldoro toglieva anche il Maresca dalla rete ospedaliera. Poi fu la volta di De Luca durante il suo mandato, i quali ricevette 200 milioni, e qui mi corregga Clementina se sbaglio, da investire nel potenziamento degli ospedali. E lui invece cosa fece? Ne approfittò per chiudere i reparti e tagliare i posti letto, che oggi infatti dei 150 che dovrebbero essere attivi solamente 26 possono essere utilizzati. Quindi si è aggiunta anche poi tra l'altro l'emergenza Covid, che vede il Maresca come centro di riferimento per tamponi, che però non è utilizzato come struttura di ricovero. Infatti i positivi poi dovranno essere indirizzati verso l'ospedale di Bosco del Case. Ma questo insomma è un po' la normalità, perché anche un semplice malato qui non ha possibilità di restare e viene spedito appunto a Bosco del Case. E adesso siamo qui con l'altra candidata, Clementina Sasso, e con gli altri attivisti del comitato di lotta, che spiegheranno un po' meglio la loro storia e tutte le loro attività per la difesa di questo gioiello. Allora, grazie Sara. Sono Clementina Sasso di Torre del Greco e sono entrata insomma nel comitato Pro Maresca 6 anni fa, però ci sono persone che lottano da molto prima di me. Volevo aggiungere a quello che ha detto Sara che lo sfascio del Maresca inizia da prima, perché il decreto 49 è vero che è stato firmato da Caldoro, ma fu preparato da Bassolino, quindi fu preparato dalla sinistra, poi passato alla destra, che non ha mosso nulla per cambiare quel decreto, e quel decreto continua ad essere in atto con De Luca.
De Luca 5 anni fa fece un bel video in cui in lotta con Caldoro alle scorse regionali ovviamente si buttavano le colpe gli uni con gli altri, e quel video io vi invito ad andarlo a rivedere, di tutte le promesse che ha fatto De Luca. Di quelle promesse non ce n'è nemmeno una. Io spero che quest'anno si degni proprio di non avvicinarsi al nostro ospedale, né lui né Caldoro, perché hanno avuto 10 anni di tempo più Bassolino per fare qualcosa e non hanno fatto nulla. A questo, come diceva benissimo Sara, si è aggiunta l'emergenza, perché poi, voglio dire, quando arriva l'emergenza ci sono anche i soldi da spendere. Benissimo, qui non è arrivato nulla. Come ci sono state diverse persone di Torre che hanno donato parecchi soldi, abbiamo comprato 2 ventilatori polmonari per darli al Maresca. Uno perché qua è arrivata gente col Covid, c'è stato il Covid Hospital aperto a Bosco Tre Case, dove praticamente i posti non c'erano, quindi la gente veniva qua ricoverata e aveva bisogno del ventilatore. Secondo, qui l'ordinario non funziona. I ventilatori polmonari servono anche, devono essere messi a disposizione quando si fanno le TAC con mezzo di contrasto. Il nostro ospedale il mezzo di contrasto non lo poteva usare fin quando noi abbiamo donato un ventilatore polmonare, perché appunto non aveva né quello e né non aveva un defibrillatore. Questi mezzi devono stare lì a disposizione, perché se succede qualcosa durante questi esami diagnostici purtroppo devono essere utilizzati, e quindi è tutto fermo qui. Cioè siamo stati noi, io lo dico a nome della città di Torre, che si è mossa a donare qualcosa per il Maresca. Il comitato si è sempre mosso in questi anni, ha fatto anche azioni eclatanti. Abbiamo impedito l'arrivo di Caldoro 5 anni fa, che ci voleva ancora venire a raccontare palle, e se si presenta De Luca penso che impediremo pure a lui. In realtà una passerella già se l'è venuta a fare, però vabbè. Un paio esatto. Caldoro appunto non ha proprio niente da dire su questo ospedale, perché il tempo l'ha avuto e non ha fatto nulla. E però voglio dire, la situazione non cambia. Qua l'unica cosa che si deve fare, noi addirittura abbiamo chiesto, vabbè, ma se ce lo dovete lasciare così per campagna elettorale, perché quello che succede è che a un certo punto nell'ospedale non si fanno né passi avanti né passi indietro, perché noi abbiamo detto chiudilo, ci sta l'ospedale a Bosco che tu hai aperto grazie al PD, tutta questa eccellenza, bene, chiudilo, così almeno la gente sa che l'ospedale è chiuso, non ci va e non rischia nemmeno di morire, perché non c'è personale, non c'è il cardiologo fisso, non si possono fare TAC, ma la TAC poi devi mandare il referto a Bosco, Bosco te lo deve refertare, te la da mannare, cioè proprio le tarantelle. Allora abbiamo detto chiudetelo. No, non lo chiudono nemmeno l'ospedale. Perché non lo chiudono? Perché sennò poi in campagna elettorale casa vendono. Che hanno chiuso gli ospedali. Che si vendono in campagna elettorale, cioè non posso venire più a fare le promesse, hanno chiuso l'ospedale, e quindi alla fine noi rimaniamo con questo mezzo morto e mezzo vivo qui, per cui che comunque salva vite, cioè i poveri medici. Oltretutto salva un sacco di vite ancora all'emergenza. Perché i poveri medici che ci stanno a lavorare, con tutto che hanno le forze insomma al minimo, si danno anima e cuore per questa cosa. Stamattina il figlio di Rita era venuto per fare la donazione, non c'è personale. L'unica cosa che funzionava in questo ospedale, e funzionava benissimo, era il centro trasfusionale, non ci sta personale per fare le donazioni di sangue. Cioè ci stanno togliendo proprio tutto. Però che fanno? Aprono i centri, hanno aperto il centro per l'autismo, per carità, ambulatori utilissimi, però se tu me lo dedichi ad ambulatorio eccetera eccetera e mi sottostimi il personale del pronto soccorso, a questo punto effettivamente chiudilo. Cioè noi siamo arrivati a chiedere almeno una chiarezza per quello che dobbiamo fare. Cioè, se l'erano venduto come sì, ma sta in una zona vulcanica, va chiuso. Io vorrei capire, tra il rischio vulcanico e il rischio dei campi Felgrei, che io ho ben presente la mappa, si sovrappongono, quindi ci sono l'ospedale del mare, sta tra la zona rossa dei campi Felgrei e la zona rossa del Vesuvio. Cioè voglio dire, allora sta a Mamuri, perché chiudiamo tutto e moriamo praticamente. Io più che sono diciamo, esatto, come al comitato. Io adesso vorrei parlare della situazione attuale dell'ospedale. Io penso che sarà l'unico ospedale al mondo che non ha un ospedale al mondo che non ha un cardiologo. Quasi diviene un infarto o qualche problema dalle 2:05 alle 2:10 pomeriggio.
sabato, la domenica, noi c'è cardiologo. Se sei fortunato in settimana dalle 8 alle 2, di fortuna. Un bello soccorso provvisto di tutte le figure professionali. Manca pediatra, manca ortopedico, manca urologo, manca tutto. A volte capita un solo medico e due infermieri, fanno anche 12 ore. Una platea, con tutti i tagli che stanno facendo, di 80-90 accessi al giorno. Se loro avessero il coraggio di chiudere, ma come ha detto l'amica Clementi, non lo chiudono, perché questo ospedale sta diventando merce elettorale. Vengono di tutti i colori, noi sinceramente non ci fidiamo più di nessuno, però finché rimane aperto noi continuiamo a lottare. Magari avessero il coraggio di chiudere, perché così non può andare avanti. Un solo dottore in pronto soccorso provvisto di tutto, ripeto, di tutto. Avevamo tutti i reparti, siamo arrivati a 38-40 posti letti, divisi fra chirurgia e medicina. Però si continua a fare lavori. I soldi devono spendere. Noi non vogliamo i lavori, noi vogliamo le attrezzature, vogliamo un ospedale vero. Hanno fatto il centro per l'obesità, va bene, il centro per autismo. Centri che non servono a niente, che non sono mai decollati, stanno così, c'è una torta anatomia patologica per mettere il centro autistico, creando altri disagi ai cittadini, come ho fatto la gastroscopia, colonoscopia, di sacca proprio, si devono recare a Castellammare, fare ore e ore di fila, portare i referti di loro personalmente, aspettare poi di ritornare sempre a pagamento a prendere questi referti. Per fare che cosa? Allora, è una situazione che non può andare avanti. Noi non crediamo a nessuno, questa non è una cosa politica, è una cosa di cittadini. Ringraziamo chi ci sta vicino e ci dà voce in questa lotta. Però se la situazione è questa, abbiano a me il coraggio di chiuderlo. E la campagna è quella da fare su altri temi. La spazzatura. Che...